Mi occupo di arte digitale e creo opere d'arte digitali che possono essere vendute e fruite dal pubblico. Per me l'arte digitale è un movimento, è parte delle arti, parte del mondo artistico, quindi non è una scoperta, è un'evoluzione tecnica di una serie di arti che esistono da millenni. Sono stato chiamato da questa compagnia che lavorava nella grafica e nel 3D come direttore artistico. Mi sono stabilito a Londra, adesso sono più o meno 5-6 anni che sono su. Ho sempre sperato che a un certo punto sarebbe arrivato il momento in cui potessi dar valore alle mie opere digitali. Londra, per eccellenza, credo che sia un po' la capitale della grafica, dell'architettura, del 3D, delle arti grafiche. Essere a Londra ha avuto un plus nella mia carriera. Io credo che anche per aprirsi internazionalmente, conoscere persone, avere connessioni e far conoscere la propria arte nel mondo serva a volte stare un tot di tempo fuori di casa. Quello che consiglio sempre è di cercare di non cambiare il linguaggio artistico, ma di rimanere sempre solidi, di mantenere, ecco, una propria visione, di mantenere un proprio linguaggio e di investire senza badare troppo ai trend temporanei. È facile dar valore a un mercato piuttosto che un altro. Direi focalizzatevi su chi siete, capite cosa vi interessa, capite perché vi interessa. E cosa voi, in che modo voi potete contribuire al mondo? Questo è il mio consiglio.